benvenuti a Questioni di diritto, la rubrica di confronto sui temi giuridici realizzata dagli studenti per gli studenti. Oggi parleremo dell'istituto del comodato. A norma d'articolo 1803 del Codice Civile, il comodato è il contratto attraverso il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodatario non può concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Il comodatario non ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Ma soprattutto il contratto decomodato è essenzialmente gratuito. Oh, ammazza Raulè, ma mi hanno detto che te sto comma tu sei ricordato col cazzo. Ma perché, ma che vuoi? Oh, ma te lo ricordi o no quella volta che mi avevi prezzato Air Max a Barcellona che dovevo andare a quel festino a Boccea? Andiamo bene. Ma alla fine mi ha chiesto mezza piotta. Ma che stai a dire? Raulè, non è che Air Max t'ho abbattuta, stavamo a configurare un contratto decomodato d'uso e allora sì, è vero quello che dice il dottor Eric, non si capisce data la necessaria gratuità del contratto con quale use alla fine mi ha chiesto mezza pella. Ma chiedete chi sei, con quale use? Ma davvero stai a fare nostalgico? Ma non so fare nessun nostalgico, raga, non so fare nostalgico. Sto semplicemente a chiedere che mi venga ridata la mezza piotta e che sia messa agli atti che te sei il capitano dei Purciari, che quando vai a fa shopping vai al cassonetto giallo col ferro. Senti Mirke, se volevo mettere i puntini su sto cazzo, con la mezza piotta ti ho chiesto no come compenso il comodato, bensì andava a configurare un risarcimento danni. Ma quali danni? Ma quali danni? Ma te posso dire una cosa? Mi hai riportato le scarpe che c'è stava il cemento, la terra, pareva che avevi giocato a tedesca con una palla di merda di piccione. Fatte di le cose, quanto no? Mi dispiace, quanto mi dispiace, Raul, perché te la merda c'hai dal capello al mignoletto, sei proprio il coniglietto da Alind de merda. Ma raga, buoni, chi c'è stava a sto festino a Boccea? Chi c'è stava a festino a Boccea? Io un po'. Io e Mirchetta, io e Righetto, se poi ti racconto com'è andata. Parli il testa. Sì, il testa di cazzo. Vabbè, insomma, stavamo a sto festino a Boccea, era pieno di gente, pareva una giungla dei macachi imbriachi, gente strafatta. Una Cambogia. C'è stava una pischella che si stava a sbrattare bellissimo sui stivaletti di Prada, tutti delicati, puliti, bianchi, di pelle. E beh, a un certo punto, per fare una cosa frizzante, per fare una cosa leggermente, con Mirchetto siamo imbrasati sul tetto. Ha lanciato tutta la roba che si eravamo inculati a sto festino. Tipo? E ceramiche da nonna, i cornici con le foto di famiglia. Ma l'iPhone della Filippina, che so, siamo scordati, l'iPhone che abbiamo lanciato dal tetto. Però, oddio, non mi ricordo proprio che eravamo andati a fare. Eravamo andati a pisciare i camini. Ah, bravo, Mirchetto. C'era salito il pagliaccione. Eravamo andati a pisciare nei camini, c'hai ragione. Ma vi posso fare una domanda, raga? Ma che c'entra questo con l'Air Max mie? Oh, ma va per fortuna Suez. Ma come il canale? No, come tua madre. Vabbè. Insomma, su sto tetto c'è stava il cemento, la carce, lo stucco, quello che è. E praticamente io pure sono tornato a casa che sulle scarpe pareva che mi ci aveva cagato sopra Rottweiler. Barbara Rottweiler? No, quella è l'attrice, Mirke. Insomma, Rolè, de fatto, sti danni a Air Max Barcellona non erano stati da me cagionati perché ci trovavamo assolutamente all'interno del caso fortuito. Nasposta, però. Vabbè, Mirke, si potrebbe dire che tu non hai esperito la diligenza del buon padre di famiglia, pure. Non hai esperito la diligenza dal figlio di una sfaciolata che esercisce con le codiche. Che un pizzico di pepe come ci sta bene. Regà, ma è vero che per fare l'esame si possono ancora usare codici commentati, regà? Sì, gli hanno spostato la riforma dei 2 anni. Io mi sa che magari con giudice in macchina. Ma chi se ne frega, regà? Io vado a fare l'esame in Spagna, sai che c'è? Oh, regà, non ci può andare a Spagna. Perché? Ma che te lo ricordi che 5 anni fa a Tarifa te si sono bevuti, andiamo. Porco Dio, mi ero scordato sempre colpa di quel roscio di Rauletto. Ho capito, Eric, hai messo il fumo in valigia, lo potevi mettere sotto palla, no? Ma ci stanno altri paesi dove si può fare l'esame facilone? A voglia, Eric, va a fare l'esame d'avvocato in Burkina Faso. Ma va a fare l'esame in Brasile, sì, torni con queste belle zinne. Ma no? Te valla a far paese tuo, così ti suona nei vuvuzela. Sbee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 e